Monica Frizzarin, associazione Tennis Time. Che associazione è? Quanti ragazzi? Di cosa si occupa? Allora, l'associazione Tennis Time è un'associazione che si occupa di tennis, della promozione del tennis e della formazione del tennis. Io sono un'istruttrice di secondo grado della Federazione Italiana Tennis e un'istruttrice della PTR, che è un'associazione internazionale, e da 13 anni do lezioni e faccio corsi di tennis per bambini ed adulti. Lavoro presso la Polisportiva Volta, dove collabora con me Marco Angoscini in qualità di preparatore atletico. E i ragazzi che seguo vanno dai 6 ai 18 anni e poi chiaramente ci sono gli adulti che fanno lezioni private o di gruppo. E alla Polisportiva Volta si organizzano dei corsi, dei tornei individuali e dei campionati a squadre anche. È uno sport non tanto frequentato come il calcio, in che percentuale maschi o femmine? Ma una volta si poteva dire che il tennis fosse uno sport d'élite, adesso invece ha preso molto piede anche per il fatto che la televisione ha cominciato a trasmettere partite di tennis, per cui anche i ragazzini, anche i bambini più piccoli cominciano a conoscere i campioni e a volerli imitare. Diciamo che io lavoro in una polisportiva dove c'è anche il calcio e in percentuale il numero dei partecipanti non è minore rispetto al calcio, per cui no, è un movimento che sta prendendo piede sempre di più, quello del tennis. Voi insieme a Volley Amore avete fatto due giornate di formazione. È importante anche perché il tennis è uno sport e come tutti gli sport ha come obiettivo anche la formazione dei ragazzi. Sicuramente, per quanto mi riguarda, la formazione dei ragazzi deve essere tecnica e tattica, ma soprattutto, come posso dire, una formazione a tutto tondo, una formazione come persone. Bisogna insegnare ai ragazzi a gareggiare lealmente e ad accettare sia le vittorie con gioia, ma anche le sconfitte senza che siano delle tragedie. Per farli crescere proprio come persone, perché lo sport poi si riflette nella vita, quello che ti insegna lo sport poi si riflette nella vita, i valori sono quelli. Quindi poi per fare formazione ai ragazzi bisogna anche essere preparati? Certamente, perché se non si riesce a comunicare quello che si ha dentro, i risultati sicuramente non sono quelli che un allenatore si potrebbe aspettare.